Una settimana per rivoluzionarsi la vita, senza scomodare necessariamente la settimana da Dio portata sul grande schermo da Jim Carrey, i sette giorni vissuti dal 13 al 20 marzo da Marco Zanon, 25 anni, bassanese, centro della nazionale azzurra di rugby, sono stati, come dire, mediamente movimentati. Domenica 13 marzo allo Stadio Olimpico di Roma, dopo il match contro la Scozia, ha chiesto ufficialmente la mano in ginocchio alla sua storica fidanzata, la vicentina Ottavia Cestonaro, azzurra di atletica leggera e lunghista e triplista di fama nazionale, che ovviamente era all'oscuro di tutto ed è stata travolta dalla sorpresa e dalla commozione. Una sequenza che naturalmente ha fatto il giro del web, ma che era solo l'inizio appunto della settimana sussultante dell'ottimo Marco, il quale sei giorni più tardi, sabato 19 marzo, è stato protagonista in campo dell'epica impresa degli azzurri, che all'ultimo minuto hanno espugnato Cardiff ed il Millennium Stadium, il sacro tempio gallese del rugby, tornando ad un successo che all'Italia mancava da 7 anni tra le big dell'ovale europeo e che ha occupato le pagine dei quotidiani e i servizi delle TV nel weekend. E come se non bastasse, il giorno seguente all'esploa gallese, Zanon, cresciuto nel Bassano Rugby ed affermatosi a grandi livelli nel Benetton Treviso su scala internazionale, ha firmato con i francesi del Pau, che l'hanno ingaggiato subito e con cui esordirà già nel fine settimana nel Top 14, la massima competizione continentale per club. Che dite, vivacina come settimana, eh? Ma questo ragazzone, con la testa sulle spalle, se le merita tutte una raffica di soddisfazioni ed emozioni così.